Benvenuti sul balcone, come promesso facciamo il test drive della maschera della Switch Spa riscaldante, eccola qua. Allora, guardate che capelli che abbiamo dopo mesi che non li tagliamo. La maschera è questa. Però prima di mettersi questa maschera, ovviamente mi farò un pseudo scrub, che uso questo qua come uno scrub esfoliante, e dopo userò questo olio Nude Age, che lo trovo ottimissimo, e dopo metterò la maschera, ma prima vado a lavarmi. Eccomi qua, dopo che ci siamo lavati viso, bene, vi si rivelano dei pinelli. Allora, io ce l'ho questo qua, il silicone, che è fatto apposta per la maschera, o se no io veramente uso questo perché lo trovo molto comodo. In realtà è un pennello per fondotinta, ma mi piace molto di più questo l'ho usato una volta nella mia vita, ma questa qua proverò a metterla con questo, perché dovrebbe essere una maschera riscaldante, quindi non dovrebbe andare a contatto con la pelle, e non vorrei sprecarla troppo con questo pennello, perché in realtà con questo la sprecate tanto. Bene, andiamo a vedere questa maschera. La potete trovare, guardate che consistenza, colore. Allora, la promessa di questa maschera dovrebbe riscaldare, vedremo, e mettiamo nel... Allora, mettiamo in modo massaggiare. Allora, vi faccio vedere come si mettono le maschere o le creme in realtà. Sempre in alto, ma... Però non si trova, non sembra male il suo pennello. Allora, punto di massaggio sarebbe così. In alto, non così. No, sapete che si sta sentendo già un colore. E poi da qua, quindi in su, così. Sento caldo, sapete che sento veramente scaldante questa maschera, poi ha un buonissimo profumo. Allora, mettiamo ancora un po'. In realtà un tubetto così del genere vi basta per 7 volte, penso. L'unica cosa che è trasparente non vedo dove la metto. Allora, adesso vi farò vedere poi i punti di massaggio del viso. Allora, naso. Io sono uno amante delle maschere in realtà. Penso che in estate questa maschera vi ammazza dal calore. Bene. Penso che l'ho messa bene. Allora, punti di massaggio. Quando vi lavate il viso, quando vi mettete una maschera, o quando anche solamente... brodo plastica. O quando solamente... vi mettete una crema. I punti di massaggio sono questi. Prima dall'alto. In alto, così, così. Basso. Sempre alzare, non abbassare il viso. Invece il contorno occhio dovrebbe essere in dentro, così. Questo è il punto di massaggio. Bene, vediamo quanto devo tenere la maschera. Allora, 5-10 minuti. Non esagerate, non lasciatela in più mai. Sempre lasciate il tempo di quello che dice. Bene, aspettiamo 10 minuti. Allora, sono passati 5 minuti, ovviamente per voi è un attimo. Cosa penso? Cosa sento? Sento un tiepido sul viso, quello sì. Sembra colosa, ma non è colosa in realtà. Ha solo questo effetto molto lucido sul viso, ma non è affatto coloso. Vedete, la pelle un po' si arrossisce, ma penso che sia normale. In realtà è normale, è una maschera, quindi aspettiamo ancora 5 minuti e la togliamo. La togliamo con un panno caldo. Ecco, si toglie col panno caldo, non lavando sotto l'acqua, solamente col panno caldo. Ecco qua, sono passati 10 minuti, mi sta colando un po'. Bene, consigliato assolutamente di toglierla con l'asciugamano caldo, quindi la mettete sotto l'acqua calda, la strizzate e poi fare attenzione agli occhi. Adesso un attimo.
Eccoci qua, finito, abbiamo tolto sta maschera. Allora, cosa potrei dire? Che si toglie veramente molto bene, non bisogna lavare il viso perché vi basterà solamente asciugamano. Dopodiché non si consiglia di mettere una crema dopo, quindi assolutamente bisogna essere solo a fare attenzione agli occhi e che non vi entri in bocca, perché ha un gusto un po' strano, a me è un po' andata. Bene, questa maschera adesso è in offerta e ha un prezzo, mi sembra, su 3,50€, una cosa del genere. Vi basterà per tantissimo perché sono 50 ml. Se vi è piaciuto il video mettete like e seguitemi, ci vediamo al prossimo video, ciao!